felici. Grande! 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 Discesa, hai fatto un numero! Matej Moric, hai vinto la Milano-Sanremo, che emozione, cosa stai provando? Sì, sto provando delle emozioni incredibili perché non era una Sanremo a caso, abbiamo pianificato questo piano con la bici, con la Dropper, sin dalla stagione scorsa. Mm-hmm. Abbiamo testato, i nostri partner Merida e Vision hanno fatto il loro meglio per poter fare la bici, farmela provare in allenamento e poi usarla in gara, quindi è un lavoro di tutta la squadra, di tutti i partner e soprattutto dei miei compagni oggi in gara, che hanno fatto il loro meglio, era tutto perfetto. È venuta fuori una corsa durissima come ci si aspettava, no? Anche Tadej Pogacar, sì, la UAE voleva farla. Tadej con la UAE e anche Lotto Jumbo volevano fare la corsa dura per farla difficile per i velocisti, ci sono riusciti, anche il gruppo era molto piccolo confronto agli altri anni sotto il poggio. Io cercavo di fare il mio meglio, di restare attaccato in cima del poggio e ci sono riuscito. Poi ho fatto la mia miglior discesa che potevo. Ho preso qualche rischio, forse troppo, però. A un certo punto, vicino al muretto, sei stato. Non la voglio neanche vedere quella discesa lì. Ma l'attacco in discesa l'avevi quando hai scollinato, stavi bene, l'avevi pensato? Quindi sì, l'avevo pensato, era l'unico modo per poter vincere perché sapevo che gli altri sono un pochino più forti in salita, quindi non c'era il modo, ma sì, in discesa è l'unica cosa che hai fatto la differenza, nonostante una pericolosissima caduta che hai fatto l'anno scorso al Giro d'Italia, eppure hai resettato e sei buttato giù alla sì, quella non mi ha condizionato perché alla fine era un insieme delle cose che non puoi controllare, no? Mm-hmm. Il feeling resta sempre, no? Per guidare la bici. Hai avuto paura alla fine quando sei rientrato sull'Aurelia a 2 chilometri dalla fine che ti sì. potessero venire a riprendere? Sì, ti sei voltato? Perché ero tanto stanco, tanto finito anche dalla discesa perché ho fatto le volate ad uscire di tutte le curve, quindi non sapevo se ce la facevo o meno, ma facevo il mio meglio e speravo che bastasse. Ultime due domande, torniamo sul telescopico, parlavi prima, quindi l'avevi provato in allenamento, questa volta è la prima volta che l'hai provato, a questo punto lo terrai sempre? Ah, non lo so, vediamo, però sicuramente è un vantaggio. Sì. È un bel vantaggio secondo sì. te. Sì. Ultimissima domanda, la dedica speciale a chi dedichi questa vittoria e poi dove ti rivedremo correre per il proseguo della stagione? La vittoria è dedicata a tutta la Bahrain Victorious, tutto lo staff e tutti i corridori. Prossimamente adesso stasera vado in Belgio. Stasera festeggi almeno, no? Sì, sicuramente, poi vado in Belgio e vado a fare tutte le classiche. Quindi le classiche del nord. Depani, Tre, Ghent, poi Fiandre, Roubaix e Liège. Insomma, quindi gli appuntamenti non mancano, complimenti davvero, sì. Un bellissimo successo, un bellissimo trofeo. Grazie complimenti mille. Davvero. Grazie ciao Matej, mille. Ciao.